E ritorniamo in diretta o registrata, adesso lo scopriremo qui su, alla giornata delle idee di Mantova, sempre con Radio Saiuz, su radiosaiuz.it e tutti i canali social che eviterò di dire. E, quest'oggi abbiamo avuto ospite varie persone e finalmente dopo questa pausa pasto, dopo la pausa pranzo andiamo a conoscere un artista, potremmo dire, giusto Katia? Katia, dimmi cosa fai? Cosa faccio? Di tutto praticamente. Sì. E quindi a parte il lavoro per vivere, la mia grande passione da piccola è stata la pittura. Sì. E ho deciso di così espandere questo mondo della pittura dal quadro all'accessorio, sì, alla scarpa, all'orologio, a qualsiasi cosa che si possa, esatto, dipingere. Anche perché infatti ti ho beccata che eri piena di scarpe, oggetti vari, tutti decorati da te, giusto? Esattamente, lavoro soprattutto aerografo, quindi l'aerografo permette di lavorare su diversi supporti. Sì. Dallo strumento musicale alla parete a qualsiasi cosa. Diciamo che questa è una di quelle, diciamo, arti che dobbiamo identificare così, perché questa è un'arte a tutti gli effetti, che negli ultimi anni vedo sempre più spesso queste fiere in giro, eccetera. Mi dicevi che questa è la prima fiera, effettivamente, fiera o evento al quale partecipi, sì, giusto? Sì, sì, certo. E più o meno come sta andando? Perché siamo ancora in una fascia d'orario un po' strana. Esatto, esatto. Però hai visto che qualcuno si è fermato a curiosare? Assolutamente, ha dato qualche bigliettino da visita sicuramente, curiosato e sì, sì. E quindi visto che non abbiamo portato un oggetto, non ci ho pensato, colpa mia. E però se qualcuno volesse trovare online in rete ciò che fai, dove devi andare? Guarda, soprattutto sulla pagina Facebook, come ho detto prima. Che è sotto la Cat Design. La Cat Design, esattamente. Esatto. E poi hai anche Instagram, mi dicevi che lo stai un pochino rivedendo. Esatto, esatto. La pagina Facebook è più aggiornata sicuramente. Quindi rimaniamo con Facebook. Esatto, sì. Quindi vai su commissione, io ti dico guarda, ho questo pallone da calcio da decorare, tu io assolutamente te lo do, sì, qualsiasi cosa. Chiaramente al momento vai solo su Mantova, credo, no? Ma in realtà anche fuori. Sì? In tipo? Realtà anche fuori, ovunque, perché da Catania, sono cose che si possono spedire. Ammetto che ho spedito una mia scarpa anche negli Stati Uniti. Ah dai! Che all'estero in realtà sono già un pochino più aperti, sì, sì, un pochino più sì, interessati però a queste nuove forme d'arte, no? È vero, e tra l'altro cioè, come anche elementi di arredo per me sono cose cioè, fenomenali. Sì. Arrivi in casa, ti fai una cosa che solo tu è unica, perché effettivamente ti incarico di fare questo, ti commissiono il lavoro, effettivamente esatto, può essere un bel modo, tanto andata via la luce, esatto, è un bel modo di fare arte, no? E allo stesso tempo magari può dare anche da vivere, diventare una professione a tutti gli effetti. Spero che appunto diventerà una professione sicuramente. E tu come studi hai fatto qualcosa legato all'arte? No. Tecnico dei servizi informatici? No, 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 vabbè, in realtà sono laureata in diagnostica e conservazione dell'opera d'arte, quindi, quindi l'arte qualcosa c'è sempre. Ok. Okay. Diciamo sull'antico, ecco. Invece qui siamo fai. Invece qua sì, spostiamo sulle nuove forme d'arte. Esatto. Quindi ricapitolando, giornata delle idee di Mantova, abbiamo conosciuto Katia Ferrari, la Cat Design. Esatto. La trovate su Facebook, quindi ricordiamo sempre che per chi non ci vedesse in diretta, ma che possiamo vedere questo video e ascoltare anche questa diretta sui canali podcast di radiosites.it, Facebook, YouTube e quant'altro. E insomma diciamo anche agli ascoltatori e agli spettatori, se c'è qualcuno che ci sta guardando, che insomma sulla tua pagina Facebook invece la Cat Design c'è veramente ogni cosa per, esatto, da decorare, si può lì trovare. Trovate tutte le informazioni del caso. Se io ho una macchina da decorare te la porto. Assolutamente. E sì. Bellissima. Esatto. Cosa. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Anche hai una capito? Parete. Se io ho un testa di caso da decorare, quello lì lo possiamo decorare. Come lo diciamo faresti? Della body painting. Body so. Painting. Potrebbe farti anche più bello di quello che già sei. Quindi pensa dei livelli. Un tatuaggio. Un tatuaggio. Che non tu sei so. Anche tatuatrice. Sì, ho appena preso l'attestato, tatuo da 2 anni. E ma qualsiasi cosa questa ragazza, cioè, so, hai bisogno sì, di sigarette, vende anche quelli, pazienza. Perfetto, va bene. Scusa Luca, ma anche piercing? Piercing no, aia, aia, faccio di tutto e piercing. Voleva farsi un piercing sul labbro, ma non, no, mi spiace, non niente. Sul tuo naso? Non l'ho sentito, per fortuna non l'ho sentito, anch'io, meglio no. Così. Ma sul tuo naso? Ok, non ho, continuo a non sentire, ma ti ignoralo perché ogni tanto va fuori tema. Dai, scherzi a parte, ti salutiamo anche perché, non tanto per me, ma abbiamo sì, lasciato esatto, in ostaggio l'amico. Tornare al mio banchetto. L'amico cubano l'abbiamo lasciato in ostaggio. Esatto. Vabbè, dai, allora io ti ringrazio, Katia. Grazie a voi. Intanto chiamo Irina perché, se ben ricordi, il telefono ce l'hai tu. Così facciamo anche una foto ricordo, sì? Anche questa troverai sulla pagina Facebook della Radio Science, okay, che puoi condividere. Prendo fiato. Assolutamente. Appoggiamo i microfoni.